piedi ben piantati al suolo. Per quanto straordinario possa essere stato il pomeriggio reggiano, è bene non nascondersi dietro quello che non c'è. Ok, determinazione e orgoglio, e rabbia agonistica, vitale il ritorno alla vittoria e l'iniezione di fiducia, ma è bene riconoscere che il Foggia non è ancora guarito, malgrado la dose massiccia di medicina Salgado deglutita ieri al Giglio. Dietro si traballa pericolosamente, il Foggia ha subito ancora tanto e troppo, e deve ringraziare le parate di Bindi, comunque non esente da colpe sul primo gol, e la scarsa vena realizzativa degli avanti emiliani, se il pomeriggio magico non si è trasformato in un colpo forse mortale all'umore e alle ambizioni di salvezza. Velardi, che ha fatto il carbone, si è espresso meglio in fase di proposizione che in interdizione, ovvio, visto che si è adattato, ma le disattenzioni hanno riguardato pure la coppia centrale, e specie sulle situazioni da palla inattiva. Panico, troppa confusione, figlia forse pure del momento delicato. A fare da contraltare alle cose da cancellare e da rivedere c'è innanzitutto l'approccio alla partita e le buone o ottime prestazioni di chi in questo Foggia è uomo chiave. Su Salgado è inutile ripetersi, basta sottolineare gli applausi del pubblico reggiano per il cileno. Bene Trezzi, Micco, Di Roberto e pure Colomba, che ha dovuto sostituire Mancino. Il Foggia a Reggio ha dimostrato di potersi rialzare e di essere in grado di venire fuori dall'intricata matassa, ma il bello viene adesso e potenza è il punto di ripartenza.